questa l'intitolava Nadal degli anni 30. Nadal degli anni 30, io mi ricordo la mamma che faceva l'albero di Natale e me lo infiocchettava col cotone, dopo la metteva su una ranza, mandarine e tutte quelle robe là, da Gigi. E così, dopo mi ricordo Don Mosè che saliva sul pulpito, e Don Mosè per me è stata una persona che ha sempre fatto teatro. Quando faceva la dottrina, e fia a teatro, ne conteva la storia sacra e ne fia ridere, ma gli ci coinvolgeva, che era una cosa meravigliosa. E quando saliva sul pulpito, sentirei cose per disea. Benone. Allora, dopo c'è anche un po' di fantasia dentro, ma tanta realtà. Aspetta, perché qua, costiroci qua. Bello della diretta. Nadal degli anni 30. Nadal degli anni 30 a quota 1050 ho messo lì. Nadal dei Tosatei con le galossette dell'En ben slisà, con i giassini sotto le sole, per far sicur antroi in giassà. Ma ci sarà qualcuno che non capisce questo dialetto, ma insomma, dopo glielo scrivo. Nadal dei grandi, con il lume da petrolio in man, che feacciaro andì ancora lontan, tutti diretti al matutin delle cinque, lo ricordo, col cuore in pace, mettes da parte ogni rancor, per far de festa a nostro Signore. Parendì, Nadal de Barbatoni, che non dia mai a messa, col capello in banda, braghe e iacchetta de velludo, c'è nude da conto per l'occasione, che scoltea in cantà in denocion. Che mareveglia granda! E il prete, il contea, dentosatel, nasceste na capana, da una tusa, mai sfiorata da mano umana. Nadal de Naranze, mandarin e valt de bon, che pendolea da un pesore in fiocchetà de coton. Tena cugina con piccio lumin, sciarada dal foc del larin. Nadal degli anni 30, con tanti tosatei e poca polenta. Tosatei benedetti, contenti de mia, e ancora tosatei, ancora benedetti, mai contenti di tutto.